Trading, lezione 1, le basi del trading e la conoscenza dei mercati finanziari. Questa è la prima di un appuntamento di 7 lezioni che partono dalle basi oggi e poi ogni settimana andiamo ad approfondire un concetto particolare. Ad esempio, se volete proprio andiamo a vedere direttamente il nostro sito internet swissquote.it, mi raccomando, swissquote.it, così andate direttamente sul nostro sito europeo che è swissquote.eu, quindi voi digitate sempre swissquote.it come Italia, così non vi sbagliate, vedete, diventa un trader esperto, nuova serie di webinar, 7 lezioni, 7 settimane, un corso specializzato, specialistico che dir si voglia, poi cliccate sopra, c'è il mio faccione e vi iscrivete. Iscrivetevi ad ogni lezione, perché ogni lezione fa un link diverso, quindi dalla settimana prossima le piattaforme MetaTrader, poi l'approfondimento sulle MetaTrader, l'indicatore Expert Advisor, la corretta gestione del rischio, analisi tecnica, analisi fondamentale, quindi 7 lezioni che addirittura termineranno a luglio, una a settimana. Andiamo direttamente non sulla piattaforma ora, anche se molto lo faccio sulla piattaforma come al solito. Andiamo a presentare Swissquote, dato che questa è anche la prima lezione, anche giusto farla. Sapete che Swissquote Group è quotato sul listino Swiss Market Exchange, quindi il listino di Zurigo, da maggio del 2000. La capitalizzazione attuale è di oltre 900 milioni di franchi svizzeri, 800 miliardi è il valore degli scambi che Swissquote effettua. I vostri scambi, no? Noi eseguiamo i vostri scambi, 800 miliardi di valore dei scambi all'anno in franchi svizzeri, 24,1 miliardi da ultimo bilancio di franchi svizzeri sotto custodia, 310 mila clienti nel mondo, di cui ci siete anche voi, quindi grazie per la fiducia accordataci. 295,1 milioni total equity in CHF, in franchi svizzeri, che è rimasto in nero nella slide, non so perché, 26,1 il capital ratio, che è una percentuale che esprime la liquidità, la solidità dell'impresa. In Europa, se non sbaglio, è la media europea delle banche attorno all'11%, quindi questo vi fa capire quanto è solido e affidabile il gruppo Swissquote, oltre ai più alti standard del sistema bancario svizzero. Ripeto che Swissquote Group è quotato sul listino di Zurigo, con sede in diverse parti del mondo, ma l'entità europea, quella che interessa di fatto ai trader italiani, quindi a tutti noi, è Swissquote.it il sito, e Swissquote, di cui vi do anche riferimenti alla fine, 800 148 261 il numero verde, con sede nella City di Londra. Le piattaforme offerte sono la piattaforma MetaTrader 4, MetaTrader 5, che sono integrate con la liquidità profondissima che Swissquote vi offre, perché poi c'è la MetaTrader, la piattaforma abbastanza comune nel mondo del Forex e CFD, ma poi la tecnologia che c'è dietro cambia assolutamente da broker a broker, anche la liquidità, i liquidity provider che ci sono, quindi l'esecuzione di Swissquote, avete notato, chi fa già trading con noi, è davvero eccellente. Accesso diretto alla community MetaTrader, che è la community delle piattaforme che offriamo, la MT4 e MT5, e tutti gli expert advisor, i trading system, sono accettati, perché ci sono anche alcuni intermediari che magari vanno a vincolare alcuni expert advisor, non li fanno utilizzare, impongono magari anche uno scarto minimo negli ordini. Con noi questo non avviene. Fabio dice ci vuole proprio un bel ripasso delle lezioni. In effetti sì, facciamo tanti seminari approfonditi, però un partire dalle basi, a mio avviso, ogni tanto ci sta. Vi ringrazio della vostra nutritissima presenza, 277 iscritti nella serata di questa sera. Questo è il mio faccione, mi vedete spesso un po' in giro. Ad un certo punto stampate questa foto e giocate a freccette sulla porta di casa. Agenda di oggi, introduzione al corso, specifiche dei contratti per Forex e CFD, valore del PIP e del TIC, margini e leva finanziaria. Come controllare il tuo portafoglio di trading? Saldo, controvalore, margine disponibile e livello del margine. Ok? Lo scrivete in inglese, perché comunque balance sarebbe saldo, l'equity sarebbe tradotto controvalore nella MetaTrader, poi andiamo a vedere. Poi margine libero, margine, livello del margine. Regolamentazione e regolatori. L'avviso sui rischi, disclaimer che ci accompagna sempre nel nostro percorso formativo, i CFD Forex sono prodotti che utilizzano effetto leva, quindi sono pericolosi come tutte le attività imprenditoriali umane, mi raccomando, come tutte le attività imprenditoriali umane, bisogna capire quello che si fa prima di farlo. Ok? Questo sarebbe il sunto del disclaimer, poi ovviamente prendete qualche istante in più per leggerlo, lo rimostrerò anche alla fine di ogni singola presentazione.
Introduzione al corso. Vado abbastanza spedito perché sono uno che parla tanto, quindi qua di materiale ce n'è molto, quindi non vorrei tenervi troppo tempo. Fatemi domande attraverso la chat, mi raccomando, è fondamentale che tutto sia chiaro. Faccio questo master apposta per fare in modo che tutto sia chiaro a tutti, ok? Lo scopo del master in trading, Riccardo dice: salve, viene registrato il webinar. Il webinar di fatto viene registrato e la registrazione sarà disponibile soltanto per i nostri clienti. Introduzione al corso. Lo scopo del Master in Trading, il corso che iniziamo adesso, è di aiutarti a diventare un trader migliore o di iniziare a fare trading, o comunque almeno di cercare di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno per avere una migliore comprensione della piattaforma di trading e nell'analisi tecnica è fondamentale. Sei pronto ad iniziare questo percorso di 7 lezioni? La risposta è ovviamente sì, se no non sareste qua, non vi sareste iscritti. I prodotti sono Forex, oltre 80 coppie valutarie, con le majors, le minors. Le majors sono tutte quelle che contengono, sono le più scambiate, ok? Quelle che contengono il dollaro di fatto al numeratore, al denominatore, i metalli preziosi, le commodities, le prime, gli indici di borsa tramite contratti CFD spot o forward, che andiamo ad approfondire nella seconda parte del corso, iniziamo dal Forex, e i bond governativi. Faccio una piccola premessa, che a dire la verità i CFD sono semplicissimi strumenti derivati. E anche il Forex, di fatto, il Forex che viene offerto frequentemente è sempre Forex tramite CFD, ok? Però bisogna capire la logica che c'è dietro al Forex e anche ai CFD, così mettiamo tutto insieme e alla fine della lezione di oggi, un'oretta circa, sarà tutto assolutamente chiaro. Che cos'è il Forex? Quindi la domanda che ci andiamo a fare. Il Forex è l'abbreviazione di Foreign Exchange Market, ok? Foreign Exchange, di fatto, market è una ripetizione. È il più grande e liquido mercato al mondo, con una media di scambi che supera i 5,2 trilioni di dollari su base quotidiana. Su base quotidiana, se ci pensate, è normale che se voi oggi comprate Google, che è quotata in dollari, ma avete un conto in euro, di fatto state agendo sul Forex, anche per questo motivo è normale che ci sono così tante transazioni. È un mercato decentralizzato, detto anche over the counter di fatto vuol dire al di fuori di un contesto fisico. Un contesto fisico può essere, ad esempio, Piazza Affari, dove le azioni vengono scambiate, elettronicamente, non più le grida, però se tu vuoi comprare FCA, Fiat, passi tramite la tua SIM comunque a Piazza Affari. Se vuoi comprare azioni americane, passi tramite il New York Stock Exchange o gli altri mercati azionari americani. Invece, il Forex è un mercato decentralizzato e questo dà anche tra le varie cose, un vantaggio di poter lavorare 24 ore al giorno, cosa che invece i luoghi centralizzati, i mercati, gli exchange non vi permetterebbero. Quindi questo è già un primo vantaggio. Infatti, i trader possono comprare o vendere valute tramite un network collegato con le varie banche, dealer e broker, quello che di fatto fa Swissquote per voi, che Swissquote rappresenta il tuo broker personale, è metterti in contatto. Fare in modo che tu, se vuoi comprare o vendere, sarai soddisfatto. Puoi farlo in qualsiasi momento. Poi, se noi andiamo a comprare da Citigroup o da altre banche, tu quello non lo vedi, non ti interessa neanche relativamente, non ti interessa del tutto. Noi, come intermediario, andiamo a soddisfare la tua esigenza di comprare o vendere strumenti finanziari, CFD, Forex. Quindi facciamo attività pura di intermediazione finanziaria, cosiddetta brokeraggio. Puoi accedere al nostro centro di apprendimento su swissquote.it e scaricare il nostro ebook Introduzione al Forex. Quindi se cliccate qua, infatti vi ho messo anche gli hyperlink utili, le slide, ai nostri clienti vedranno distribuite, così vi trovate poi tutto, anche l'approfondimento da portare avanti, anche perché sapete che di materiale a disposizione ce n'è, quindi è anche bello, come ricalca questa frase, il vantaggio di una persona istruita non è necessariamente quello di conoscere tutte le risposte, di avere tutte le informazioni, ma in sapere comunque dove trovarle. Ok? Questo è importante. Confermatemi tutti che si veda, si senta bene, perché ogni tanto qualcuno in chat scrive, però la qualità dell'audio c'è, me l'avete già confermato prima, lo vedo anche dal software, però voglio altre conferme. Ogni tanto qualcuno scrive che non sente, alzate il volume della vostra automobile. Ecco, vedo tutte le conferme. Grazie. Coppia valutaria. Che cos'è una coppia valutaria? Quando compri o vendi una coppia valutaria, la direzione, cioè il fatto che stai comprando o vendendo, ci si riferisce alla valuta base. La valuta base è quella che sta prima, ok?
Una coppia valutaria indica quanto bisogna pagare in termini di valuta secondaria, o quote currency, tradotta un po' impropriamente valuta quotata, per ottenere la valuta base. Ok, e poi c'è tanto anche di animazione molto molto carina. Quando compri o vendi una coppia valutaria, ci si riferisce alla valuta base, quindi mi raccomando, questo è fondamentale. La valuta base è la prima, la valuta che di fatto dà il prezzo è la seconda. Si dice in italiano certo per incerto, questa è sempre un'espressione che mi piace, nel senso che è quello che sta al numeratore, la base currency, la valuta base, vale sempre 1. Quella che sta al denominatore, la valuta secondaria, quote currency, che di fatto dà la quotazione, il prezzo di mercato, è incerta, ok? Quando compri o vendi una coppia valutaria ci si riferisce alla valuta base, ok? Questo l'ho ripetuto, ma è importantissimo. Queste sono nozioni base importanti. Se compri 100.000 unità di euro-dollaro, significa che stai comprando 100.000 euro, prima valuta, e il tuo broker vende per te l'equivalente in seconda valuta, dollari. Ok, ciò significa che compri euro e vendi dollari simultaneamente. Il valore del tasso di cambio riflette pertanto il prezzo della coppia valutaria. Quindi, facciamo un esempio. Se compri euro-dollaro a 1,18, significa che stai comprando 100.000 euro, prima valuta, e vendendo 100.000 per il prezzo, il valore di mercato, prezzo di mercato, 1,18. Se lo fate con la calcolatrice, fa 118.000 dollari. Ok? Quindi tu stai comprando euro e vendendo dollari. Quindi ovvio pensare che guadagni se l'euro sale, se l'euro si apprezzerà nei confronti del dollaro. Questa è la logica, no? Supponiamo quindi che la quotazione salga di un pip. Il PIP è la quarta cifra dopo la virgola, come vedremo a brevissimo. Il prezzo è ora a 1,1801, quindi sarebbe un centesimo di centesimo, stiamo parlando. E chiudiamo la nostra operazione. Ora il valore dei 100.000 euro è sempre 100.000 euro, ok? Perché quella è una certezza, è certo, è sempre 1, ok? Ma questi 100.000 euro, dato che il prezzo di mercato è cambiato, è salito di un PIP, è andato 18 0, a 1,1801 dal nostro esempio. Se fate la stessa operazione di prima, ora il risultato è leggermente diverso. Sono 118.010 dollari. Il valore di un pip è 10 dollari, o meglio, per essere più generici, al di là dell'esempio, 10 in termini della valuta secondaria. Quindi questo per dirvi, come ho detto prima, che quando comprate o vendete ci si riferisce alla prima valuta. Il profitto invece è espresso in termini della seconda valuta. Però questo per maggiore precisione vi devo dire che nella MetaTrader è estremamente comodo, perché se noi andiamo nella mitica MetaTrader e simuliamo di fare... Allora, quello che dovete assolutamente fare, fatelo pure adesso, è ovvio che se partecipate a un Master in Trading, la piattaforma la dovete avere. È normale che qua ci sono tante persone collegate, vedo i nomi, molti di voi già sono clienti con conto reale che vogliono fare un ripasso, ok, ma chi ci segue per la prima volta o proprio vuole iniziare a fare trading sul Forex, è ovvio che come prima cosa deve andare su swisco.it, ovvio, e deve scaricarsi la piattaforma, se no è come fare un corso di pesca senza avere la canna da pesca, no? Quindi su swisco.it in alto a destra c'è apri un conto reale o prova una demo. Le piattaforme le potete scaricare entrambe, scaricate la MetaTrader 4, è la più diffusa, però potete scaricare la MT5, potete anche paragonarle, potete utilizzare quella che vi piace di più, ok? Se volete scaricarle entrambe, compilate 2 volte il form e poi mettete la prima volta MT4, la seconda volta MT5, ricevete poi la mail con i link per scaricare le piattaforme, ok? Questo è importante, fondamentale, fatelo volendo anche subito. Quindi, comprare o vendere riferito alla valuta base, il profitto riferito alla valuta secondaria. Quello che vi volevo far vedere nella simulazione che facciamo ora, poi parleremo diffusamente nella piattaforma nella prossima lezione, però anche oggi voglio già farvi impratichire. 1,1702, vabbè, la prima volta di sempre darli, tac, ok. Vedete che qua avete, dato che qua stavamo parlando di profitto perdita, avete il profitto che è espresso in termini
della valuta base del vostro conto. Quindi se voi avete un conto in euro, comodamente la piattaforma MetaTrader già dice: è vero che tu stai guadagnando, dato che stai tradando l'euro-dollaro, stai guadagnando o perdendo in dollari, però io già per maggiore comodità, senza addebitarti ulteriori commissioni ovviamente, almeno da parte nostra, di Swissquote, perché questa è una cosa che imposta poi il broker, vado a esprimerti tutto già in valuta base del tuo conto. Avete la possibilità di dirgli: fammi vedere il profitto come valuta di deposito. Io, scusate, qua ho la versione inglese della piattaforma, però c'è anche in italiano. Però la logica è che cliccate col tasto destro sul profitto e poi andate su profitto in italiano, deposit currency. È la condizione standard, che è quella che vi consiglio di tenere, così se voi avete un conto in euro e tradate il dollaro yen, avete già il profitto in euro. Però se volete potete anche cambiarlo, avete 39 euro di profitto, oppure in punti, 30 punti, che sarebbero 3 pip, adesso ci ragioniamo su questo, oppure semplicemente, come dicevo prima, in valuta base del tuo conto, che sono gli euro. Poi quando clicchi sulla X, chiudi la posizione, e ti porti a casa il profittino. Ok? Chiaro questo? Perfetto, sì, bene, grazie delle vostre conferme. Poi ora ho sbarellato le slide, quindi vi chiedo un secondo di pazienza. Sbarellato un termine tecnico che proviene dal Forex. Eccoci qua. Massimo chiede lo swap, lo vediamo dopo. E ci siamo arrivati, ok? Quindi finora abbiamo detto soltanto che il profitto perdita, il comprare o vendere è riferito alla prima valuta e il profitto è riferito alla seconda valuta, però poi ho aggiunto che la MetaTrader vi fa anche la conversione automatico, che è molto comodo, quindi se avete un conto in euro è tutto già espresso in termini di euro. Però queste cose sono le basi del trading, molti non sanno queste cose sul Forex, anche se magari fanno trading da 5-10 anni, quindi mi raccomando, è sempre importante saperlo, ok? PIP significa percentage in point. Quindi capiamo che cos'è un pip. E tempo fa rappresentava la più bassa variazione di prezzo sul mercato valutario, che sarebbe quindi, come abbiamo visto sull'euro-dollaro, sulla maggior parte delle valute, il quarto decimale, la quarta cifra dopo la virgola, 1,1800, 1,1801, ok? Quello scarto si chiamerebbe pip, percentage in point. Per essere precisi, è normale che poi con l'introduzione del trading online, eccetera, eccetera, tutto è diventato più liquido, più preciso, addirittura c'è anche il decimo di pip. Il decimo di pip sarebbe la quinta cifra dopo la virgola. Stiamo parlando di millesimi, di centesimi di euro, per capirci, no? Quello che la MetaTrader chiamerebbe il point, ok? Quindi se torniamo alla nostra carissima amica MetaTrader, come ci piace fare, questo volevo farlo vedere perché è una chicca, nel senso che la MetaTrader rende la vita abbastanza molto semplice. Quindi vedete, se fate tasto destro c'è questa funzionalità, one click trading, tasto destro del grafico, one click trading, oppure tasto di scelta rapida, alt T come Torino, alt T come trading. Ok? Quindi qua potete fare un ordine subito, mettendo prima il contratto che volete comprare o vendere, poi cliccando su compra o vendi. Però beh, quello che vi volevo far vedere è il fatto che la MetaTrader proprio evidenzia in grande i pip. Quindi 1,1705 è il pip 05, poi va 06, è il pip. Quello invece in alto a destra, che è più piccolino, sarebbe il point, ovvero il decimo del pip. Poi però, attenzione, perché per tutto il resto ragiona in variazione minima. Quindi se voi andate a vedere lo spread tra denaro e lettera, cioè la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, è espressa in points. Quindi se c'è scritto 8, non sono 8 pip, ma sono 8 decimi di pip. E anche questa cosa che è molto utile, se andate a utilizzare questa croce in alto a sinistra, ok, per vedere la distanza che c'è magari tra un prezzo e un altro, cliccate con il tasto sinistro, mantenete premuto il tasto sinistro e vi spostate. Vi fa vedere come seconda voce, vedete, in questo caso c'è scritto 168 points, ok? Quindi a distanza dal punto A che ho selezionato prima, il punto B dove sono adesso, sono 16,8 pip. Questo per dirvi che poi la MetaTrader ragiona in variazioni minime, quindi nel point. Non cambia molto, perché poi quello che davvero cambia è
capire cosa si sta effettivamente comprando vendendo il controvalore che effettivamente si va a muovere. Ok? E su questo ci andiamo di fatto adesso. In passato il mercato spot era solo accessibile facendo trading con una quantità minima di quel contratto standard che si chiama lotto, ovvero 100.000 unità, quindi nel caso di euro-dollaro 100.000 euro, nel caso di USD CAD 100.000 dollari. Ok? La dimensione standard di un lotto, infatti si chiama standard lot in termini tecnici, è di 100.000 unità della valuta base. Ma ora da diversi anni c'è anche la possibilità di accedere al mercato con qualsiasi cifra, quindi anche con frazioni di questo valore. Quindi se voi comprate 0,10, di fatto state comprando un decimo del lotto, che sarebbe il mini lotto. Oppure c'è anche addirittura il cosiddetto micro lotto, che sarebbe poi il controvalore di 1.000 euro. Okay, quindi il mini lotto sono 10.000 euro e il mini lotto 1.000 euro. Quindi domanda che vi faccio in chat, vediamo chi risponde per primo. Se io compro un mini lotto, ovvero 10.000 euro di controvalore, quello che si chiama valore nozionale, controvalore, è la stessa cosa, sull'euro-dollaro e il prezzo mi va a favore di un pip, quanto guadagno dalla posizione? Massimo ha già scritto 1, però 1 cosa? È vero? No. Massimo ha scritto 1, Salvatore ha scritto 10 e poi ha scritto 1 euro, 1 dollaro, 1 dollaro, 1 dollaro, 1 dollaro, ok? Quindi se compri o vendi ti riferisce la prima valuta, la valuta base, il profitto relativo alla valuta secondaria, ok? Per il calcolino che abbiamo fatto prima. Che vi ripropongo, questo è un seminario base, quindi voglio che tutto sia ultra stra chiaro. Ok? Questo sarebbe il calcolino di prima. È normale che se qua invece di mettere un lotto, 100.000 unità, mettessimo un mini lotto, 10.000 unità, il calcolino che facciamo verrebbe invece di 10 dollari di differenza, un dollaro. Okay, però sempre valuta secondaria. Poi è vero che la MetaTrader per comodità ti mette il fatto che non stai guadagnando un dollaro, ma 0,85 euro, quello che è, ok? E te lo esprime in euro, però in termini tecnici, correttamente tu guadagni un dollaro. Voltiamo ora pagina. Marginazione leva finanziaria. Su questo non insisto perché si trovano molti errori comuni quando si parla di margine leva e valore del PIP. Infatti, per evitare di fare confusione, come avviene un po' in tutti i forum, come spesso c'è una confusione incredibile, abbiamo già definito il valore del PIP. Il valore del PIP varia a seconda del numero di contratti, numero di lotti, numero del valore nozionale. Ok, quando tu compri un lotto, 100.000 euro è il valore nozionale. Il valore del contratto che tu effettivamente muovi, ok? Quando tu compri una villa da 1 milione, il milione è il valore nozionale. Se tu fai un mutuo e la banca ti dà 250.000, quindi questi 250.000 sono messi a margine perché ti hanno messo l'ipoteca, quindi l'ipoteca è il margine, 250.000 è il margine, 100.000 è, cioè 1 milione della villa, il valore nazionale, che sarebbe il valore del contratto che tu effettivamente stai muovendo. È vero che magari hai messo soltanto 250.000 euro per comprarti la casa, però ti trovi la villa da 1 milione, ok? Quindi è vero che tu magari apri una posizione con 250 euro, però ti tieni un lotto che vale 100.000 euro, ok? Questa è la logica. In questo caso il valore della villa sarebbe stato di 10 lotti. Capito questo? Comunque spieghiamo bene appunto la leva, ripartendo da capo. Quindi abbiamo definito il valore del PIP. Il valore del PIP non ha nulla a che fare con leva marginazione. Il valore del PIP dipende dal numero di contratti, lotti scambiati, ok? Quindi se compro un lotto sull'euro-dollaro, il valore del PIP sarà 10 dollari a PIP, ok? Tutto qua. Al di là della leva che utilizzi. La leva che utilizzi non c'entra niente. Il margine è la quantità di denaro che si deve lasciare a disposizione per aprire e mantenere aperta una posizione di trading. Qua non l'ho messo nelle slide, ma mi soffermo su questo, che è un punto molto importante. Chi fa trading sui mercati regolamentati non utilizza i CFD sono più democratici, nel senso hanno dato nel tempo l'accesso a più persone, no? Il mercato dei future invece è più pesante, richiede delle marginazioni più ampie, ok? E su quello che succede nel mercato dei future, praticamente sempre,
Questo dipende dalla clearing house, però praticamente sempre se ogni contratto è così, che se tu fai trading intraday hai una marginazione che devi mantenere, c'è cioè una quantità di soldi fermi che devi lasciare sul tuo broker. Se invece passi all'overnight, quindi chiuda e passi il giorno dopo, cioè tieni la posizione aperta, chiudi il mercato con la posizione aperta e passi il giorno dopo, il margine cambia, aumenta molto e se non hai i soldini sul tuo conto vieni liquidato, perché o versi immediatamente o viene liquidato al prezzo di chiusura, ok? Cosa che invece con i CFD, almeno i nostri CFD, non avviene, perché la marginazione long short intraday overnight con noi non cambia, ok? L'unico caso, la marginazione cambia a seconda della leva, come vedremo adesso, che scegli per aprire il tuo conto trading, oppure può cambiare per eventi sovrannaturali, nel senso il broker ti può informare, che ne so, 10 giorni prima, guarda, dato che ci sono le elezioni in Birmania e sono previsti eventi sociopolitici incredibili, la volatilità sul mercato aumenterà sicuramente, per maggiore precauzione aumenteremo la richiesta di margine su questo contratto, però ti viene avvisato, ti viene detto prima, ok? Quindi in maniera molto semplice, ripeto, il margine è la quantità di denaro che si deve lasciare a disposizione per aprire e mantenere aperta una posizione di trading. Ok? Tiziano chiede una domanda: qual è la differenza tra margine e margine disponibile? Ma guarda, me la fai fagiolo perché poi per risponderti adesso vediamo bene questo e poi andiamo sulla piattaforma. Quindi il margine e leva sono praticamente la stessa cosa. Uno è il reciproco dell'altro, ok? Non voglio dire il contrario, perché in matematica si dice il reciproco sarebbe 1 diviso x, ok? È come avere 10 e 1, il reciproco è un decimo, ok? Questa è la logica. Cioè metti al denominatore quello che è il numeratore. Usare la leva significa che puoi aprire posizioni in valore monetario maggiore rispetto a quella che hai a disposizione sul tuo conto trading. La leva è espressa come un rapporto, leva 400, si scrive così, 401, 100, 101, 50 a 1, ok? Potete utilizzare la leva che volete, ok? Quando aprite un conto è meglio, magari guarda, 800 148 261 è il nostro numero verde, perché così parlate anche con miei colleghi che vi possono dare una mano anche per scegliere magari anche la leva più opportuna per voi, perché comunque ognuno ha una sensibilità anche al rischio diversa. Quindi l'importante in questa presentazione di adesso è che capiate che c'è disponibilità da parte nostra, ma soprattutto che capiate il funzionamento. Okay? Quindi di fatto l'effetto leva rappresenta un credito a breve termine che ti consente di comprare o vendere un importo che supera il valore del tuo conto trading. Quindi prima abbiamo fatto l'esempio del mutuo sulla casa. La villa da 1 milione che me la prendo con un'ipoteca, un margine di garanzia che ho presso la mia banca, quindi un margine di 250.000 euro per fare un esempio. Ok? Solo che in banca ci mettete, che ne so, 2 mesi, 3 mesi per ottenere un mutuo, no? Poi dipende da tante cose. Qua fate un click e avete questo effetto leva, però è normale che non è che sono soldi che vi piovono dal cielo, dovete aver capito il meccanismo. Quindi per assumere, margine 0,25 significa leva 401. Ok? Infatti se voi fate. Allora, supponiamo che comprate un lotto, dato che nell'esempio abbiamo sempre parlato del lotto. Il lotto è il contratto che vale, valore nozionale si dice, il contratto vale 100.000. Poi, se voglio parlare di margine, dico ok, io ho margine 0,25%, quindi moltiplico questo per lo 0,25%. Ok? Quindi sono 250 euro. Quindi 250 euro è il margine che mi viene mantenuto, sono i soldini che mi vengono bloccati sul mio conto trading per aprire e mantenere aperta questa posizione. Non è un costo, è un qualcosa che tu devi avere per mantenere aperta la posizione. Anche perché c'è tutto un giro di tutela che si chiama margin call e stop out che ruota attorno a questi valori. Ok? Che magari andiamo a vedere. Invece la stessa cosa. Vedete? 100.000, il nostro standard, contratto standard, il nostro lotto, valore nozionale, lo divido per la leva 400. Vedete che leva e margine sono la stessa cosa perché viene sempre fuori lo stesso risultato. Quindi dire margine 0,25 o leva 100 o leva 400, scusate, è la stessa cosa. Infatti se voi fate 100 diviso 400 avete lo 0,25%, ok? Bene, questo concetto penso che sia passato. Ora, la domanda precedente di Tiziano, che mi serve anche spiegare quello che c'è scritto da MetaTrader,
era che differenza c'è tra margine e margine disponibile. Quindi adesso andiamo magari su un'altra valuta, cosa facciamo? Facciamo un dollaro yen e vendiamo un lotto. Comprare o vendere, il margine non cambia. Intraday overnight, il margine non cambia. Ok? Quindi prima di tutto, esercizio che ora facciamo. Esercizio che ora facciamo è cercare di capire che tipo di leva c'è su questo conto. Quindi io ho aperto una posizione in vendita, quindi in gergo si dice sono andato short sul dollaro yen, quindi ho venduto 100.000 dollari, prima valuta. Ok, il margine è 427,47 come scritto qua sotto. Ok, però sono euro, quindi si può pensare che siano 500 dollari. Ok, quindi facciamo anche il calcolo: 427,43 euro. Quanti dollari sono? Il cambio adesso 1,699, 500. Ok. Quindi per una posizione di 100.000 dollari mi si sono bloccati 500. Ok? Quindi io faccio 500 diviso il valore nozionale, che è il valore del contratto, sempre il nostro caro amico Lotto, 100.000, uguale, questa è la marginazione richiesta, lo 0,5%. Lo 0,5% che sarebbe effetto leva 200. Ok? Dato che c'erano delle domande in chat, io vado relativamente alla leva. Per la leva per adesso non preoccupatevi, nel senso che si aspetta si aspetta quando l'ESMA pubblica il nuovo calendario rispetto alle restrizioni previste sulla leva, e poi da lì i broker avranno 2 mesi per adeguarsi. Ok, però l'ESMA si deve ancora esprimere sulle date, quindi è incorretto definire che da giugno o da luglio ci sia una modifica alla leva. Ok? L'importante è che capiate il concetto leva. Poi, al di là che la leva sia 400, la leva sia 30, la logica è la stessa. Poi tenete presente che, ora per chiudere il discorso, l'ESMA va a regolamentare i trader retail, okay? Non i trader professionali. Quindi ci fa poi tutto un discorso, però non è questa la logica, il momento di parlarne. L'importante in questo Master in Trading è che capiate i concetti base. Ok? Poi, non ancora rispondere alla domanda di prima, quindi il margine disponibile, una volta capito il margine è quello che tiene bloccato, il margine disponibile è quello, è semplicemente la differenza tra l'equity del tuo conto, che in italiano è il controvalore, e il margine che effettivamente ti viene bloccato. Quindi tu hai 24.602 euro in questo caso, il prezzo sta cambiando a seconda del movimento dell'equity, per aprire altre posizioni. E il livello del margine è semplicemente il rapporto che c'è tra il margine disponibile, free margin, e il margine impegnato. Ok? Ok? 5. Adesso cambia a seconda del movimento del prezzo, però siamo su quei valori. Il rapporto, la divisione tra free margin e margine, margine disponibile e margine. Il margine disponibile è semplicemente il margine che tu hai per aprire altre posizioni, quindi semplicemente l'equity meno il margine, controvalore del tuo conto meno margine. Chiaro questo? Questo è chiarissimo. Perfetto. Protezione del conto. Allora, voi utilizzate gli stop loss, parleremo di piattaforma, di come essere gli ordini, di come gestire il rischio nelle prossime puntate settimanali, ok? Supponiamo che non lo fate. Il broker ha come un effetto paternalista su di voi, sia per tutelare voi e sia per tutelare il broker e il sistema stesso, ok? Quindi, dato che c'è la leva, c'è il potenziale rischio, come si mette nel disclaimer, sempre di andare a sconfinare. Se voi andate su qualsiasi sito di una società di brokeraggio seria come noi, c'è scritto tutto il disclaimer, ok? Per ridurre le possibilità che questo avvenga, e poi con le nuove direttive ESMA, da quando entreranno in vigore, sarà anche richiesto che sarà
non possibile per il broker far scompinare il cliente, però già sono casi rari perché c'è un sistema di controllo da parte del broker. Poi in più il Forex è un mercato molto liquido, ok? Quindi la possibilità che avvenga sul Forex rispetto all'azionario è molto inferiore. Però ci sono due cose da sapere. Una cosa che si chiama margin call, quando la tua equity, ovvero controvalore, la seconda voce della MetaTrader, diventa uguale o inferiore al margine, si dice uguale al 100% del margine, quindi uguale al margine, da lì va in margin call, quindi non puoi più aprire nuove posizioni, puoi solo gestire la rischiosità di quelle che hai già in essere. Quindi se sei long di 10 contratti sul DAX, non ne puoi comprare altri 5, puoi solo chiudere tutto o chiudere parzialmente. Ok, però non succede niente, potete versare se volete. Potete chiudere posizioni totalmente o parzialmente, ma non succede niente. Quando questo valore ai valori attuali, quando questo valore dovesse scendere al di sotto del 30%, 30% è quello che noi mettiamo attualmente, da lì possiamo andarvi a chiudere la posizione partendo da quella che in quel momento perde di più. Margin call e stop out sono due sistemi a tutela in più vostra del trader. È normale che non ci si dovrebbe trovare in questa situazione perché si dovrebbe lavorare con una cultura di avversione al rischio migliore, però questo è sempre bene saperlo e sono anche delle tutele in più, ok? Importantissimo anche questo. Passiamo al tassi swap. I tassi swap esprimono il costo o il pagamento, perché lo swap è un credito, un debito, che si riceve per mantenere aperta una posizione overnight, cioè non intraday, vado oltre. Per tutte le operazioni aperte alle ore 11 italiane, che sarebbero le 10 di Londra, o meglio le 5 del pomeriggio, ora di New York, questo è bene da ricordare perché ci sono 2 settimane all'anno, prima e dopo, dove subentra prima l'ora legale negli Stati Uniti. E quindi l'orario rimane alle 5 di New York, quando chiudono le banche negli Stati Uniti, e quindi per 4 settimane all'anno, questo 23 italiane sono le 22 italiane. Okay? Per tutte le operazioni aperte, comunque a quest'ora, alle 23 italiane, paghi o ricevi lo swap quotidianamente. Swap letteralmente significa differenziale. La logica è qual è? Antonello dice: mi è parso di capire che non avete né mini né micro lotti. È corretto? La risposta è assolutamente no. Ho spiegato finora che il contratto standard è il lotto, ma tu puoi comprare quello che vuoi, quindi puoi comprare 10 lotti, puoi comprare anche il micro lotto. O meglio, se tu fai così, tasto destro, specificazione, ti viene detto tutto per tutti i contratti, non solo sulle valute, come vedremo anche nei CFD. Vedete, c'è scritto volume minimo da transazione 0,01, volume massimo da transazione 100, ok? Quindi voi sul dollaro yen potete comprare 100 lotti alla volta, se avete il capitale per farlo, ma anche 0,01, ok? Il cosiddetto micro lotto, come abbiamo spiegato ampiamente prima, ok? I tassi swap esprimono il costo o il pagamento che si riceve per mantenere aperta una posizione overnight, ok? Per tutte le operazioni aperte dalle 23 italiane, paghi o ricevi lo swap quotidianamente. Per favore, controlli i tassi swap, anche qua vi ho messo il link utili sul nostro sito, oppure direttamente le piattaforme di trading. Allora, qua c'è il link diretto che vi ho messo per controllare i tassi swap, basta che ci cliccate e si va direttamente sul sito. Quello che vi consiglierei di fare è guardare direttamente la piattaforma. Uno, perché i tassi swap, come specifico poi dopo, cambiano in base all'aspettativa degli operatori dei mercati e alla politica monetaria delle banche centrali. Pertanto ricordati che cambiano con una certa frequenza nel corso del tempo. Anche perché, devo ancora spiegare bene, che cos'è lo swap? Lo swap letteralmente significa differenziale. Ok? Differenziale tra cosa? Tra i due tassi. Perché? Qual è la logica? Che quando tu tradi le coppie valutarie, agisci in acquisto su una e in vendita sull'altra. Quindi facciamo il caso dell'euro-dollaro. Ok? Quindi se tu compri euro-dollaro, vuol dire che stai comprando euro e quindi vieni remunerato sulla base dell'interesse della Banca Centrale Europea, si parte da quel valore, però attenzione perché contestualmente, oltre che comprare euro, stai vendendo anche dollari, come abbiamo spiegato all'inizio, no? E quindi è giusto che come ricevi a credito, paghi anche a debito quello che mantieni short. Ok? È come quando fate lo short sulle azioni, tendenzialmente pagate un tasso di interesse per la liquidità che viene concessa dalla banca per mantenere aperto lo short.
la stessa cosa. Quindi invece di prendere a credito quello che ti viene dato sull'euro e pagare a debito quello che si viene dato a debito sul dollaro e di avere due transazioni contabili diverse, si fa la differenza tra i due e si va direttamente a pagare con una voce contabile quello che si chiama swap. Ok? E gli swap rate, i tassi di swap, come li vedete? Li vedete semplicemente cliccando sullo strumento finanziario nella Market Watch, mettiamo. Lingua italiana, quindi. Faccio vedere. In maniera molto 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 trasparente, euro-dollaro, specificazione, andate a vedere i tassi swap. Come si leggono i tassi swap? Swap per posizioni lunghe, vedete che qua c'è scritto meno 8. Quindi vuol dire che tu paghi 8, perché c'è il meno davanti, ok? 8 cosa? Euro, c'è scritto qua sopra, euro, prima valuta. Questo però è per un lotto, quindi capite che se avete un mini lotto pagherete 0,80, se avete un micro lotto pagherete 0,08 su base quotidiana, ok? Swap per posizioni corte, ricevete, perché non c'è il meno davanti, c'è il più, numero positivo. 4,88 e passa euro al giorno, ok? Questo è lo swap, quindi voi pagate o ricevete a credito a seconda di che valute state tradando, quale coppia valutaria, oppure se siete long, oppure se siete short. È normale che se andate su, che ne so, la lira turca, che è il classico esempio. Per lo swap i valori sono ben diversi, dato che la lira turca offre di più. Swap per posizioni corte prendete 36 euro al giorno, però se siete long ne pagate 41, semplicemente perché il differenziale dei tassi tra euro e TRY, ovvero lira turca, è molto più alto rispetto all'euro-dollaro. Notate però anche questa piccola cosa che vi voglio dire in più, che è importante bene sapere. Il mercato Forex è sempre aperto 24 ore al giorno. Allora, piccola cosa che c'è scritto qua, sempre in maniera molto trasparente. Allora, le quotazioni sono da mezzanotte alle 22:58 e dalle 23 alle 24. Quindi praticamente c'è un buco di quotazioni di 2 minuti prima dello swap ogni giorno. Però l'orario di trading, quello dove effettivamente potete tradare, è dalle 22:58 alle 23:02, c'è una chiusura di 4 minuti. Questo perché per 2 minuti prima sull'euro-dollaro, poi altre valute come l'euro TRY sono 5 minuti. Però c'è scritto sempre tasto destro, specificazione, lo vedete. 22, perché 2 minuti prima e 2 minuti dopo il rollover, il passaggio dello swap sul mercato interbancario c'è uno spread, c'è un allargamento classico degli spread. Quindi, per evitare che venissero presi stop abbastanza ampi, è stato deciso di andare a non permettere trading in quei 4 minuti sull'euro-dollaro, però ogni tipo, abbiamo visto prima, le valute meno liquide possono avere una fase un pochino diversa, qua si parla di 5 minuti, ok? Poi altra cosa buona da sapere, questi sono tutti i dettagli che vi do, ormai che non voglio, io voglio solo darvi le informazioni, però mi sembra che poi siano tutti concetti facilissimi. Un'altra informazione qual è? È che il mercato Forex è sempre aperto, quasi 24 ore al giorno, come qua ci sono quei 4 minuti di buco, però potete scambiare dalle 23 di domenica alle 23 di venerdì, quindi dalle 23 di venerdì alle 23 di domenica, quindi sabato, domenica, weekend, di fatto il mercato Forex è chiuso. Ok? Quindi questi 2 giorni di chiusura, quindi 6 giorni della settimana sono 7, ma il mercato Forex è di 5 giorni, ci deve essere un giorno dove voi pagate lo swap, dove voi pagate o ricevete a credito lo swap del weekend, del sabato e della domenica. Ok? Dettagli preziosi, dice Riccardo. E quindi, dato che nel mercato delle valute, tendenzialmente, per la stragrande maggioranza delle valute, si va a regolamentare con la classica voce contabile TP2, cioè TP2 è come quando si versano le sene in banca, no? Che so, lo verso oggi, però ti do la valuta 2 giorni, cosa che forse non si fa più, non so. Io lavoravo in banca, prima era 2 giorni su piazza, 3 giorni fuori piazza. Cioè, no, forse è anche diverso. Comunque,
classico TP2, quindi se tu un'operazione l'apri oggi, in teoria paghi lo swap, cioè se tu l'apri di lunedì, paghi lo swap della domenica, paghi lo ricevi. Oh mamma, scusate. Se tu hai un'operazione lunedì, paghi o ricevi a credito lo swap di lunedì più 2 giorni, TP2 vuol dire 2 giorni dopo. Quindi quello del mercoledì. Il martedì sarà quello del giovedì, il mercoledì sarà quello del venerdì. Quindi mercoledì sarà quello di venerdì, sabato e domenica. Ok? Per questo motivo c'è scritto 3 day swap, 3 giorni swap 3 giorni, mercoledì. Ok? Non tutti sanno che, questo mi piace dirlo, è che questo è per quasi tutte le valute, praticamente tutte. Poi c'è sempre qualche eccezione, ma è giusto così per dirlo, no? Però è sempre bene sapere che se andate sul rublo, dato che la banca russa ha il metodo di contabilizzazione TP1, il 3D swap è il giovedì, quindi il giovedì c'è il piatto, cioè giovedì gnocchi e giovedì triplo swap, ma solo per il rublo di fatto. Però attenzione perché anche sul rublo ci sono degli orari di contrattazioni limitati, che sono 8:10, 17:30, ok? Quindi questo è bene sapere. Se andate sul peso messicano, è il mercoledì. Se andate su il gold non ve l'ho detto, su Wiscot lo offre in 6 valute diverse, quindi non solo il contratto originale XAU USD, che sarebbe il gold spot in dollari, ma anche quello in dollari australiani, sterline, eccetera. Vedete, lo swap sul gold è comunque il mercoledì. Ok? Questo per dirvi, riassumendo, che facendo tasto destro, vista il mercato, sono trovati tutti gli strumenti, che adesso parleremo anche di CFD. Fate il tasto destro, mostra tutto e trovate tutti gli strumenti, anche questi azzurri. Okay? Poi, una volta che volete sapere le specifiche di un determinato contratto, tasto destro, scusate, specificazione, e trovate tutto, quindi l'orario di trading, soprattutto che vi interessano, e poi gli swap positivi e negativi. Il giorno dello swap triplo, i minimali e massimali per ogni singolo trade, quindi da 0,01 microlotto a 100 lotti, per USDCHF per esempio, sull'oro d'oro fino a 200 lotti. Poi se tradate cifre superiori, è normale che ci si può anche andare a variare poi su richieste personalizzate. Questo lo dico perché poi su Wiscot ha anche tutta la particolarità di poter fare trading anche sugli istituzionali, quindi se uno trada moltissimo, o se uno è un istituzionale, eccetera, eccetera, si vanno ovviamente anche poi a proporre delle condizioni ad hoc, come se fosse un arbitro su misura. Parliamo ora dei contratti for difference, contract for difference, CFD. Un contratto per differenza, e ripeto, il Forex, quello che tradate così, tendenzialmente è quasi sempre anche lui un CFD. Solo che c'è poi sempre stata questa distinzione tra Forex e CFD. In realtà anche il Forex lo si va a tradare nella maggior parte dei casi tramite CFD, che sono strumenti derivati in leva, semplicemente. Quindi un contratto per differenza è un contratto tra due parti, tipicamente descritto come acquirente e venditore, in base al quale il venditore pagherà all'acquirente la differenza tra valore corrente di un bene sul valore di un tempo contrattuale. Questa è la definizione di Wikipedia. Semplicemente che cos'è il CFD? Il CFD è nato tendenzialmente per speculare, per guadagnare dal movimento del prezzo. E qua andiamo a fare un esempio semplice. Prendiamo un CFD su un indice azionario, ad esempio il DAX. Okay? Il CFD è personalizzabile, quindi non ha la scadenza, in questo caso il CFD spot, questi qua in azzurrino, questi diversi contratti che sono 3, 6, 9 in azzurrino, quindi c'è il Dow Jones, il Nasdaq, lo Standard & Poor, lo SMI 20 che è l'indice elvetico, il DAX, l'Eurostoxx, il CAC 40 francese, il FTSE inglese e l'indice spagnolo, sono contratti spot, che vuol dire che non hanno la scadenza, sapete che i futures scadono nei vari mesi, tendenzialmente sono marzo, giugno, settembre e dicembre per i futures sugli indici azionari. E quindi non hanno scadenza, li potete trattare di continua, non dovete fare rollover come invece avviene sui futures ogni 3 mesi, che è un piccolo vantaggio. Il più grande vantaggio, a mio avviso, è che il CFD spot è assolutamente personalizzabile, cioè decidete voi il valore da dare al punto. Se andiamo nelle specifiche contrattuali, c'è proprio scritto che la dimensione del contratto è 1, quindi questo vuol dire che se il prezzo si dovesse muovere da 12.982, il DAX per farvi un esempio, a 12.983, ho guadagnato,
un euro se ho scritto 1. Con il future invece il peso è 25. Se volete fare come future, scrivete 25. Se volete fare di più, scrivete di più. Ok? Però scegliete voi la dimensione del contratto. Per darvi tutte le informazioni abbiamo però anche i CFD forward, quindi quelli con la scadenza. Sono quelli che replicano di fatto l'andamento del future, ok? Quindi facciamo un po' un parallelo, no? Mettiamo qua, li affianchiamo. Vediamo come prima cosa che il prezzo è leggermente diverso. Il movimento è praticamente identico. Il prezzo è proprio leggermente diverso, ma proprio di pochissimo, perché i tassi sono 0%. La differenza qual è? Che il future sconta i tassi di interesse da qua alla scadenza del contratto. Quando scade il contratto future, tasto destro, specificazione, vedete che scade comunque a marzo, giugno, dicembre e 3, 6, 9, 12, marzo, giugno, settembre, dicembre. Vedete, il 14 giugno sarà l'ultimo giorno di contrattazione per questo contratto. Il contratto, questo sarebbe CFD sul future, che in gergo si direbbe contratto forward. Quella differenza tra future e forward è che il future è in una borsa regolamentata. Vedi il Frankfurt Exchange che vi ho messo prima nelle slide. Il CFD di fatto è creato dall'intermediario, però onestamente il CFD cosa fa? Va a ricalcare poi il prezzo del future, depurato del tasso di interesse a scadenza. Per questo motivo, quando tradate i CFD spot, c'è poi il rollover da pagare, mentre nel future, nel forward, è già compreso nel prezzo. Nel CFD c'è quello che si chiamerebbe cost of carry, costo di mantenimento, che viene messo qua sempre come swap per posizioni lunghe. Questo semplicemente è il fatto che voi state tradando con la leva, quindi state tradando con dei soldi prestati, non c'è tutto il discorso di swap delle valute che hanno un differenziale tasso di interesse, perché questo è il DAX e basta. Ok? Quindi di fatto questo, per essere precisi, sarebbe il costo di mantenimento, il cost of carry. Ok, quindi su base quotidiana pagate 0,60 se siete long, 0,75 se siete short, e venerdì è il triplo, per la stessa logica di prima. Gli orari di trading sono dalle 8.02 alle 22.55. Ok? Antonio dice: come mai lo swap sul gold è così basso? È perché il gold non paga dividendi. Quindi tu non hai un. Tu paghi di fatto. Fatto che dollaro. Fucibib no, non lo offriamo, come dice Eleonora. Standard & Poor's e Nasdaq 24 ore al giorno, dice Riccardo. La risposta è no, però vai a vedere tu quanto tratta. Questo è il gold, come è stato richiesto. Questo invece andiamo sullo Standard & Poor's Nasdaq, perché non tradano 24 ore al giorno, ma 23 comunque. Andiamo a vederlo però. Come vi ho detto prima, è importante sapere dove trovare informazioni, no? Nella slide dell'inizio, la citazione che abbiamo fatto. Quindi fate tasto destro sullo strumento specificazione e di fatto vedete che potete tradare da mezzanotte 5 minuti alle 22.15, perché l'azionario qui è 22.15, e poi c'è la pausa di 15 minuti, poi dalle 22.30 alle 22.55, poi c'è la pausa di 1 ora e 10 minuti, ok? Quindi di fatto tradate quasi 23 ore al giorno, perché questi sono CFD sui mini future americani che poi sono aperti quelle 23 ore al giorno. Ok? Tac. Bene. Detto tutto, specifiche dei contratti. I contratti CFD sono molto semplici da capire, soprattutto i contratti spot sugli indici azionari, come abbiamo appena visto. Poi vi ho messo anche la guida dei prodotti, anche se io vi consiglio sempre, invece che dal sito, di andare direttamente sulla piattaforma. L'unica accortezza che dovete avere quando scaricate la slide per la prima volta è fare tasto destro sulla vista del mercato, in un punto qualsiasi, su un prodotto qualsiasi, e poi andare a cliccare su mostra tutto, così scorrendo in basso siete sicuri che avete tutti i prodotti. Abbiamo anche i CFD sui bond, c'è il gilt, che sarebbe il bond, titolo di Stato a 2 anni del Regno Unito, sarebbe il CFD sul future del gilt a 2 anni, sarebbe, per essere precisi. Il T-Bund statunitense e il Bund tedesco. Ok? È un CFD sul future. Non sapete le specifiche? Tasto destro, specificazione. Quindi cosa vuol dire? Che la dimensione del contratto è 1000. La dimensione del contratto 1000 vuol dire che il valore nozionale è 1000.
Quindi voi avete 150, prendete il prezzo, 159,65, lo copiate, no? Così. Poi lo moltiplicate per 1000, così, con una calcolatrice come questa, con un abaco, non so se si possono fare moltiplicazioni. Quindi il valore del contratto che muovete è 159.650, ok? Se avete un conto con leva 400, ricordatevi che questo, come c'è scritto qua, vedete, qua c'è scritto percentuale del margine. Quindi se avete un conto con leva 400, che sarebbe margine 0,25, questo vi chiede il doppio del margine, quindi 0,50, che sarebbe leva 200. Quindi nel caso un contratto vi terrebbe 75, 795 euro di margine. Però qual è il valore minimo? Non lo so, vado a vedere. Andiamo a vedere il volume minimo, il valore minimo che puoi comprare è addirittura 10 volte inferiore. Vedete che c'è scritto 0,10, quindi moltiplico per 0,10 e il margine poi per un mini lotto sarebbe 79 euro, ok? Quindi questo vedete come il mondo di CFD rende più democratico il trading perché di fatto poi è più accessibile. È normale che poi non bisogna abusare del rischio, tutto quello che volete. Qua ci approfondiamo tutta la parte sulla gestione del rischio delle prossime lezioni. Per ora mi interessa questo. La logica di oggi è capire le specifiche dei contratti, Forex, CFD, obbligazionario, materie prime, eccetera, e soprattutto essere indipendenti nel capire le logiche, il valore punto, il margine, eccetera. Il petrolio, abbiamo UK che sarebbe il Brent e US che sarebbe il WTI, ormai che la correlazione tra i due è altissima. Di questi non c'è il contratto spot, quindi c'è la scadenza. La particolarità di questi strumenti rispetto ai CFD sugli indici azionari è che i future sugli indici azionari, future, scadono in 3 mesi, poi lo spot in realtà, come sapete, non scade. Invece addirittura il petrolio scade ogni mese. Però anche qua specificazione e viene detto lo potete tradare fino dal 16 aprile al 18 maggio e poi andate a cercare contratto successivo, ok, US, che avrà una scadenza diversa. La scadenza è, vedete, c'è il nome del contratto US Oil e poi c'è M8 che identifica la scadenza. Poi abbiamo N8, specificazione, questo dal 24 al 20, dal 24 aprile al 29 maggio, questo è il Brent, e poi avete gas naturale, heating oil e i contratti che abbiamo appena visto. Ok? Ci sono i vari forward, anche sui vari indici, e abbiamo visto tutte le valute. Valute, il gold, eccetera, silver, palladio, platino, vengono trattate di fatto come valute, quindi sono spot, sono di fatto valute, perché quanti dollari mi dai in cambio di un tot di platino? Quanti dollari mi dai in cambio di un tot di palladio? Quante once mi dai sull'oro in cambio di un tot di euro o di dollari o di franchi? Perché abbiamo l'oro XAU e il silver XAG quotati in 6 valute diverse. Ok, è normale che poi questo potrebbe dare più indicazioni di trading, perché i grafici normali sono poi diversi. Tipo questo è il dollaro, il gold in dollari americani, questo è il gold quotato in euro. È normale che i grafici possano essere diversi perché poi c'è la differenza del cambio. Ok? Ho detto tutto? Giusto un anno fa iniziai ad operare sul gold. Sono partito con un investimento totale di 7.500, attualmente un saldo di 26.000 euro. Gentilmente mi puoi dire che percentuale ho ottenuto? Dice Antonio. È normale che lo volevi giusto dire perché il calcolo della percentuale lo sai già, quindi però è bello dirlo. Quindi 26.000. Il 346%. Continuo così. Attenzione a non rischiare troppo. Mi spieghi cosa si fa delle posizioni aperte alla scadenza di future, per favore, chiede Elena. Allora, premetto che vi consiglierei vivamente e caldamente per quanto riguarda i CFD azionari di non tradare forward, ma di tradare gli spot che sono più semplici da capire. Per risponderti direttamente, noi non applichiamo rollover, questo
Quindi praticamente la posizione viene liquidata, ok? Praticamente la posizione viene chiusa al giorno e all'ora di scadenza, basta. Ok? Semplice. Per questo motivo, soprattutto quando tradate il petrolio, state attenti a questa cosa perché scade addirittura ogni mese il petrolio. Il mercato dei futures del petrolio è incredibile perché ha tutte queste scadenze. Però per l'azionario, ripeto, tradate gli spot, questi qua in azzurro, per evitare di far confusione sono in azzurro. Quindi la logica qual è? È che tutte le valute, vedete, sono scritte una contro l'altra e metalli inclusi, XPD, USD, ok? Gli altri, che sono CFD su diverse cose, come indici azionari, eccetera, c'è questa dieresi, questo hashtag davanti, e poi addirittura per differenziare gli spot dai forward, gli spot c'è il nome come D30, nel forward c'è D30 più la scadenza, quindi il nome più lungo, ma soprattutto, come si vede qua, sono in azzurrino, ok? Quelli che non sono in azzurrino sono i CFD forward, CFD che replicano il prezzo di un future, non sono spot, quindi hanno la scadenza. Bene, passiamo a parlare di regolamentazione e regolatori. Subisco una presenza globale e quindi regolamentata nei diversi paesi dai regolatori locali, nazionali. Quello che importa di più all'entità europea, London, di Londra, regolamentata dalla Financial Conduct Authority e poi di conseguenza anche nei vari istituti nazionali come la Consob in Italia. La Financial Conduct Authority è quella che dà una tutela più stringente agli investitori, con compensazioni fino a 50.000 sterline in caso di fallimento del broker, e già per questo motivo vi dico che è normale che scegliere Swissquote come partner, come broker, è importante perché vi dà anche la sicurezza di avere una banca svizzera alle spalle, okay? Cosa che non tutti o praticamente quasi nessuno vi offre. Poi la Financial Conduct Authority è molto stringente, vi dà una tutela massima. Qua anche ho messo l'hyperlink sull'FCA nel caso che qualcuno volesse andare direttamente sul loro sito a controllare ulteriori informazioni. Qua c'è anche il nostro numero di riferimento 562170, che è il numero di iscrizione all'albo della Financial Conduct Authority. E poi se volete andare anche su quella da Consob, sul sito, trovate anche la licenza italiana, che si trova anche su swissquote.it in fondo, quando c'è il disclaimer, poi viene messo anche sempre tutto relativamente alle regolamentazioni. Perché fare trading con Swissquote? Oltre 20 anni di esperienza nel trading online, scelto da oltre 300.000 clienti nel mondo. Assistenza e supporto costante, il numero verde per l'Italia 800 148 261, ricerche di mercato esclusive con analisi quotidiane e settimanali, liquidità globale ed esecuzione precisa. Ecco, questo guardate, non sottovalutatelo, perché noi prendiamo tanti clienti, soprattutto istituzionali, che si accorgono che la nostra esecuzione ha un valore aggiunto notevole, cioè velocità di esecuzione, liquidity provider, che liquidità mi puoi dare, quanti slippage positivi mi dai. Sono cose che alle prime armi si trascurano, ma poi ve la correggete. Conti segregati, gruppo quotato sul listino di Zurigo, SIX Swiss Exchange, e tra l'altro ieri c'è stato un bel più 7% da gennaio 2017, quindi in un anno e mezzo il titolo ha cresciuto grosso modo del 120%, quindi grazie a tutti voi che fate trading con noi. Mi si è bloccato PowerPoint, però la domanda era: sconsigli valute esotiche overnight? La risposta è: io di base non sconsiglio niente, anche se, cioè, è un discorso che, come dicevo prima, l'importante è sapere il rischio che si corre. È normale che se voi andate sulle minors, sulle valute meno liquide, è normale che se andate sul rublo, che ha orari di contrattazione più limitati e poi ci sono anche motivi geopolitici diversi che possono entrare in causa, diciamo. È normale che ci si prenda dei rischi maggiori, ok? È ovvio. Tieni anche presente che già le valute che non hanno il dollaro al denominatore, le minors, sono meno liquide, ok? Quindi è normale che se tradi la lira turca contro il rublo, ti prendi un rischio di liquidità e anche di fattori geopolitici che se invece tradi l'euro-dollaro, tendenzialmente non hai, ok? Swissquote, Boston House, Newbro Street 63-64, this is the address for the London office, ok?
Più 44 27 1 86 26 00 sarebbe il numero, però vi consiglierei caldamente di chiamare il numero verde, anche se qua è in arancione, però mettiamolo in verde, 800 148 261 info@swissquo.it, ok? A disposizione, io vi ringrazio, vi lascio sempre in compagnia con il nostro fantastico, splendido disclaimer, vi ringrazio davvero di cuore per la vostra partecipazione, ci aggiorniamo anche all'evento della settimana prossima, però vi volevo dire questo che non ve l'ho detto. Se voi andate su Squisquad, andate sul nostro sito. Ta-dam, 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 ta-dam. Abbiamo la parte dei seminari, quindi abbiamo già fatto le nostre setup dello Squisquad Trading Tour in Italia, oltre che quelle in giro per l'Europa e per il mondo. Il 21 giugno a Milano abbiamo un evento molto particolare con Summit, ok? In particolare, qua parleremo anche, avendo invitato Angela Antetomaso, la famosissima anchor woman di CNBC, che ha quattro panelist esperti, incluso anche il nostro amministratore delegato Federico Cirulli, ok? Parleremo anche della nuova normativa, ok? Quindi potete iscrivervi, la registrazione è obbligatoria, l'evento è gratuito, l'evento si terrà nella mitica cornice del Vodafone Theater a Milano, che è molto tecnologica e molto bella. È un evento diverso da tutti quelli che facciamo. Quelli che facciamo sono sempre giornate di trading, dove si parla di operatività. Qua si parla del mondo trading, quindi ci sono quattro panel con diversi moderatori. Ogni moderatore poi ha diversi panelist. Quindi si inizia con il futuro dei CFD e della regolamentazione, fintech e robotica, la psicologia finanziaria, gli sviluppi del mercato valutario, il quarto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Qua si parlerà di criptovalute, dato che qualcuno anche lo chiedeva. Grazie, la prossima sarà puntuale, dice Leonora. Per la registrazione è possibile averla? Allora, la registrazione di questa sessione è a disposizione dei nostri clienti. Contattate il vostro riferimento a Swissquote a Londra, che può essere Michela o qualcun altro, come Luca, eccetera. Quindi 800 148 261 è il numero verde, info@swissquote.it. Io vi ringrazio della vostra partecipazione, consiglio che vi do, vabbè, chi può venire a Milano si iscriva, perché poi i posti sono 400, quindi sono limitati. Diversamente, comunque, tutti, se non siete già nostri clienti, eccetera, ovviamente, avendo partecipato a questa prima lezione, dovete ovviamente scaricare la demo e soprattutto registratevi anche alla newsroom in alto, trovate la sezione relativa alla nostra newsroom, dove ci sono su base quotidiana le nostre analisi e le nostre ricerche. Quindi mi raccomando, questo è anche un modo per rimanere aggiornati quotidianamente su quello che accade, ok? Grazie all'attenzione, buona serata e buon trading.